Siamo con Beatrice Volpi, Sesti Levanti Genova. Ben Vivi, arrivata. grazie, molto gentili. Allora, noi vorremmo un po' capire da che cosa c'era prima in questa diapositiva, quello che troviamo davanti, l'occasione d'uso per la tua modella, l'intervento sul make-up, che cosa hai pensato sui capelli. Raccontaci Allora, il tuo pensiero. una specificazione, sono nata a Sestri Levante, ma vengo da Firenze, Sesto Fiorentino. Ok, Il quindi un po' negozio è apri la lì, scheda. così Perfetto. per Puntualizzare. puntualizzare. La mia modella è fredda di suo perché ha l'occhio molto scuro, la carnagione olivastra, i capelli scuri. Mi piace l'analisi, se è andata per. Se uno vuole puntualizzare, magari guardando il capello, visto che mi ha detto che ce l'ha naturale, gli tende leggermente sul ramato, perciò forse a volte potremmo andare leggermente sui colori Più sulle dell'autunno. lunghezze o anche verso la radice trovi Anche questa verso la sfumatura calda? radice ce l'ha leggermente ramato, però è proprio Impercettibile. un'inezia impercettibile. Ho voluto illuminarla con questo rosso che però non è un rosso pomodoro d'autunno, ma è un rosso ciliegia e addolcirla. Gli ho dato un aspetto molto più romantico. Lei, se andassimo con dei colori freddi come è lei con l'inverno, un bell'occhio nero, una bella cresta, diventerebbe molto aggressiva, cambierebbe Ma completamente. che bel colpo di scena. Sì, ma mi piace il Una paragone. cosa. Abbiamo peccato nelle scarpe che non si vedano, però lo devo dire. Ci danno Vabbè, non si vedono. l'altezza, avrei visto benissimo un sandalo molto fine, con degli Swarovski come ha addosso di contorno, però Per qui fortuna i non si numeri non. vedono. Però Hai fatto bene a è stata dirlo. la nostra pecca. Abbiamo cercato, ma non. È stato il tuo cruccio, È quello di stato il mio fatto. cruccio. Sì, abbiamo cercato in tutte le maniere, anche ieri a Barcellona li ho cercati, ma non li ho trovati, li trovavo sul Ah, lungo. bene, senti, io devo dire che mi è piaciuta molto l'analisi che hai fatto, anche quando hai detto che il riflesso ramato è un'inezia, perché è vero, quell'occhio lì è un occhio così forte, pur non essendo grande, così intrigante, che è tipico dell'inverno, quindi è tipico delle fredde, per cui anche il rosso ciliegia a me piace tanto, mi piace l'uso degli Swarovski freddi. E il neo è naturale o No, gliel'hai? l'abbiamo fatto perché la mia idea era di farla diventare una Marilyn Mora Una e Marilyn perciò Monroe. la serata era un party a Hollywood. Sai, Beatrice, che si vede che ti diverte lavorare? Mi piace Si vede. tantissimo. È da quando ho 2 anni che dico che voglio fare la parrucchiera, i Ma miei pensa. genitori non volevano, mia mamma mi ha fatto fare 3 anni di superiori e la ringrazio. Se devo dire che se tornassi indietro finirei anche. Arriverei alla maturità e Ma farei poi l'università perché a 25 anni avevo la possibilità di fare la parrucchiera e l'hairstylist con delle nozioni che poi ho acquisito con dei corsi, però smettendo di studiare si fa più fatica. Invece se le avessi acquisite nel momento dello studio, forse avevo un passo in più, una marcia in più che sto cercando di raggiungere. Però si sente che sei molto spigliata, molto franca, e l'analisi che fai del tuo passato è di buon senso ed è matura, ma penso che la passione che hai abbia colmato anche questo gap che ti sei creata e che puoi colmare con l'amore che hai per il tuo lavoro. Una bella prova, Grazie, grazie. ho fatto figurinista di moda come scuola, perciò sono un po' Ah, avvantaggiata. quindi lookmaker dentro. Lookmaker dentro, me l'ha truccata Ilaria perché ero stretta coi tempi e i suoi capelli non mi reggevano il ricciolo, cioè li ho fatti tutti i riccioli, sono arrivata a riappuntarli, mi andavano giù, Hai fatto apposta, perciò diglielo. ahimè me l'ha truccata Ilaria su tutti i miei consigli e penso che l'immagine sia quella. Io sono molto soddisfatta di Entra quello quello che che è uscito desideravi. fuori. Sì. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Grazie.